E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido della Montana. Anzitutto scusatemi se il video non è uscito come di consueto di domenica, quindi ieri, ma cerchiamo oggi di partire alla grande col piede giusto per questa settimana da affrontare. Bene, oggi stiliamo quelli che per me sono tre giochi che vanno nella classifica dei migliori giochi di inizio anno, quindi di inizio 2018. Il primo gioco che vi voglio citare è Midley Battles. A mio avviso copia spudoratamente Clash Royale, però è più carino perché è più interattivo. Infatti, come con Clash Royale, qui avremo a disposizione delle carte cumulabili con altri giocatori che fanno parte del nostro clan o scaricabili gratuitamente, sempre con dei pacchetti o dei premi che vinciamo poi di battaglia in battaglia. Lo scopo è quello di distruggere la torretta avversaria, però scontrandoci con delle nostre carte, con le sue carte computerizzate o carte di altri giocatori. A differenza però di Clash Royale, noi non possiamo semplicemente schierare le carte, perché altrimenti perdiamo. Dobbiamo schierare le carte, ma indicare a questi ultimi anche dove andare a combattere o contro chi sparare. Ed è una cosa davvero divertente. Secondo me il gioco è davvero interessante, è gratuito e ne vale la pena. Quindi scaricatelo, non aspettate altro perché troverete il link come sempre qui in descrizione. Il secondo gioco di cui vi voglio parlare invece è un gioco un po' più statico. Stiamo parlando di Rider, è uscito da poco. Infatti Google Play Store ogni tanto mi segnala quelle che sono le nuove chicche da non perdere e mi ha segnalato questo gioco. Mi sono detto, ma perché non scarichiamo? È uscito da poco sul Play Store per l'appunto e quindi sono andato a scaricarlo. Rider è un gioco molto interattivo. Io quello che vi sto per mostrare adesso nel video è proprio il primo livello, il livello base, quello alla quale praticamente si accede nel momento in cui si accende per la prima volta questo gioco. Infatti ho acceso questo gioco e ho cliccato sul tasto registra del mio Galaxy. Però quello che è davvero interessante, che poi si vedrà nei livelli successivi, è che la difficoltà ovviamente, come in ogni gioco, aumenta di livello in livello e la cosa fondamentale è quella di schierarci da parte di questo cavaliere delle motociclette lampeggianti praticamente per fare una serie di balzi straordinari e di tracker straordinari per accumulare più punti possibili per vincere determinate sfide o per vincere determinati circuiti. È un gioco molto statico rispetto al primo, magari meno interattivo con altri multigiocatori, però a mio avviso è uno di quei giochi che si deve assolutamente avere sul telefono per ammazzare quei 2-3 minuti di break che abbiamo tra una cosa e l'altra nella vita quotidiana, dove spesso magari ci troviamo anche senza connessione internet o con una connessione non stabile che non ci permette quindi di giocare a giochi più impegnativi. E quindi vi consiglio assolutamente di scaricarlo. Il terzo ed ultimo gioco, siamo giunti alla fine, miei cari ragazzi, è un gioco molto particolare, a mio avviso molto bello, si chiama Shadow Fight 3. Questo gioco è un gioco prettamente interattivo, cioè si gioca molto molto online, senza linea internet, non ne vale la pena giocarci, ed è un gioco in cui noi personifichiamo un cavaliere che dobbiamo migliorare nel corso della storia. Abbiamo tre opzioni di gioco: il gioco multigiocatore, dove ci sfidiamo con altri giocatori combattendo fight uno contro l'altro in tempo reale, oppure la possibilità di fare la storia principale o una sottostoria. Ognuno di questi tre combattimenti ci può dare nello specifico varie opzioni di miglioramento del personaggio, miglioramento della storia e più interazione anche con i giocatori da tutto il mondo. Quindi è una cosa molto molto interessante, anche perché quello che potete constatare praticamente nel video è che praticamente la grafica è fatta in maniera impeccabile, spettacolare, il gioco è molto fluido. E non solo, perché c'è da specificare che nell'ambito di combattimento è fatto davvero davvero bene. Mi raccomando, seguite il tutorial all'iniziale, perché non è affatto facile ricordarsi tutta una serie di trick che poi nel tempo si dimenticano. Se devo dare un giudizio a questo gioco, forse è il migliore tra i tre. Unica pecca però che ho constatato è che spesso bugga. Bugga non durante il combattimento, ma dopo, quando deve caricare varie fasi del gioco. Quindi quando abbiamo finito di giocare un combattimento e ne dobbiamo cominciare un altro, si blocca e non fa più nulla. Non ho capito perché. In ogni caso, ragazzi, siamo giunti alla fine di questa classifica. Spero che il video vi sia piaciuto, che i giochi non lo conoscevate e soprattutto che li andrete a scaricare e giocherete pensando anche un po' a me. Se non vi siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e soprattutto qui in descrizione troverete anche i link al mio canale Telegram e alla mia pagina Facebook. E soprattutto voglio ringraziare tutti voi perché su Telegram abbiamo raggiunto 500 utenti senza sponsorizzarci mai da nessuna parte, quindi sono davvero davvero felice perché significa che entrate per il gusto di farlo, per il gusto di parlare con me ed altre persone appassionate di tecnologia. Quindi ragazzi, come sempre siamo giunti al termine di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e ci vediamo nel video di giovedì. Ciao!